Bene, allora sempre per quanto riguarda i racconti giovanili di Lovecraft, l'ultima volta avevo così accennato a un racconto che è più una curiosità per i lettori di Lovecraft, non è che, cioè appunto perché è un libro, un racconto che esce completamente dai canoni soliti. Che appunto parla di questa figura di ubriacone che alla fine del racconto muore, no? Che rappresenterebbe lo stesso amico di Lovecraft, Alfred Galpin, no? Che, come dire, sembra che in gioventù strafasse un po' troppo col bere, almeno dall'intento del racconto, che era un suo modo per dire affettuosamente all'amico di darsi una regolata. E subito dopo il racconto ex barone sarebbe appunto lo stesso personaggio che rappresenta Alfred Galpin, no? Il ritratto in forma di nobile decaduto. E c'è la scomparsa di Juan Romero, no? Che anche questo è un racconto che in qualche modo fa presagire certe tematiche tipiche della letteratura di Lovecraft più matura, cioè i racconti del ciclo di Cthulhu. Ci sono già alcuni elementi tipici, no? Molto avvolti dal magico, diciamo, ma anche essi fanno riferimento a segreti antichi, cioè rovine antiche, in questo caso legati all'America precolombiana, e all'idea di culti nefandi, malefici, no? E un certo senso come dire, dell'irreale più che del soprannaturale. Dunque, il racconto risale sempre allo stesso periodo, 1919, cioè subito dopo la prima guerra mondiale, e narra cioè è narrato in prima persona da un uomo che lavora in una miniera in compagnia di tanti altri minatori che sono di tante origini diverse, no? Immigrati, fra i quali c'è anche un uomo di origine messicana, no? Ci troviamo appunto nel sud degli Stati Uniti, in una zona desertica, di origine messicana che si chiama Juan Romero, appunto, no? E questo personaggio è piuttosto misterioso e viene fatto un accenno, no, alla sua misteriosa infanzia, perché da bambino fu trovato in compagnia dei genitori morti, no, che vivevano in una misera capanna, e i genitori erano stati trovati ridotti a degli scheletri in pratica, e lui ridotto in fin di vita, piangente, che stava per morire di fame, in prossimità di una strana apertura nella roccia, no? Come una sorta di caverna. Non si era mai riuscito a chiarire come i genitori fossero morti entrambi, no? E sembrava appunto da parecchio tempo, in teoria, dato che erano ridotti a delle ossa, apparentemente. E dunque, poi il racconto prosegue con strani eventi che avvengono nella miniera in cui l'io narrante e il protagonista Juan Romero lavorano. Viene trovato come una sorta di enorme concavità all'interno, no? All'interno della miniera, un'enorme grotta che si apre sotto la miniera. E una notte Juan Romero comincia a
si sveglia dicendo di sentire degli strani suoni, di vedere delle cose strane, e il suo amico invece non sente assolutamente niente. Lo segue, cioè Romano Romero si dirige verso la miniera, verso la misteriosa grotta all'interno della miniera, e vi scompare dentro. Il suo amico lo vede scomparire dentro la miniera e ha la visione di qualche cosa di orribile all'interno della miniera, no? Ma la mattina dopo non ci sarà nessun segno che quello che lui ha visto, ha vissuto, sia reale, no? Potrebbe essere stato un sogno. Juan Romero però è scomparso, non c'è più, addirittura non c'è più neanche la grotta, cioè al posto della grotta sembra esserci solo una massa di roccia. Lui non descrive che cosa ha visto, no? Diciamo che Lovecraft comincia a parlare di certe cose, ma meno esplicitamente, cioè lui col passare del tempo si è fatto sempre più esplicito riguardo, diciamo, i misteri di cui voleva trattare nella sua letteratura. All'inizio praticamente non ti fa sapere niente, cioè ti fa sapere semplicemente che è successo qualcosa che esce dai canoni, ma non ti specifica assolutamente niente, no? Cosa che magari un lettore può rimanerne deluso, no? Perché un minimo di rivelazione del mistero, un lettore vuole che ci sia, invece qua il mistero resta totale. Si capisce che la grotta aveva a che fare con qualcosa, con gli antichi culti precolombiani, i sacrifici umani, gli aspetti più oscuri, più spaventosi appunto delle religioni precolombiane, però non viene detto sostanzialmente nulla di concreto, anche se si capisce che Juan Romero, che era di sangue indio, non era un americano nativo, in qualche modo discende dagli antichi principi Maya o Aztechi o che dir si voglia, no? Perché viene descritto appunto come un personaggio che ha qualcosa di aristocratico, che richiama gli antichi re degli Aztechi. Comunque è un racconto interessante, è bello appunto perché già si vede qualcosa dei racconti del ciclo di Cthulhu. Il racconto successivo è invece La nave bianca. La nave bianca, sempre del 19, che è invece un racconto, diciamo, non horrorifico, diciamo dei racconti più fantasy, cioè quelli che inve in cui invece Lovecraft si lasciava andare alla fantasia su mondi puramente immaginari, favolistici, no? Cioè c'è questa vena, da un lato c'è la vena più realistica forse, no? Che dell'horrorifico puro. L'horror ha sempre a che fare con la realtà. Invece nel mondo del fantasy ciò che è orrendo si allontana, diventa un po' più meno presente, no? Questo dimostra anche l'atteggiamento che lui aveva nei confronti della vita, no? Cioè lui sostanzialmente nella realtà si sentiva un pesce fuor d'acqua, no? Sentiva proprio di appartenere a un altro mondo, cioè tutta la sua letteratura, se si nota, sembra voler dire questo: io non faccio parte di questo mondo, mi sento estraneo, no? E La nave bianca è uno dei racconti che secondo me lo fa capire più di tutto. Non quello che lo fa capire più di tutto, ma uno di quelli che lo fa capire più di tutto. Perché praticamente è la storia, appunto, è sempre un neonarrante in prima persona, come molti racconti
di Lovecraft, Basil L. Hilton, guardiano del faro di Punta Nord. È appunto un guardiano del faro che, come dire, si trova ai confini della realtà. Sogna forse, o realmente vive, non è ben chiaro, perché appunto in Lovecraft c'è questo confine labile fra il sogno e la realtà, o meglio, questo voler considerare il sogno come un'altra realtà, per cui alla fine dire ma ha solo sognato o ha vissuto veramente, è una domanda di Lana Caprina. Ha sognato, quella cosa l'ha sognato, perciò l'ha vissuta, perché anche il sogno fa parte della vita. È una parte, è un'altra realtà, ma fa parte anch'essa della realtà. E appunto l'autore immagina di salire su una nave bianca, immagino, o meglio, gli capita veramente, che lo porta in un viaggio ai confini della realtà, lo porta attraverso paesi immaginari, in cui vengono descritte meraviglie senza fine, no? Cioè, per esempio, quella Exura, terra dei piaceri inappagati, no? Oppure le mura di Thalarion, città delle mille meraviglie. Dietro quelle mura non ci sono che demoni ed esseri impazziti senza più nulla di umano, e nelle strade biancheggiano le ossa di quelli che hanno guardato il divino Lati, signore della città. Oppure trova il paese di Sonanil, in cui passa addirittura millenni interi di vita di sogno, godendo di ogni piacere possibile, finché se ne stanca e parte di nuovo con la nave bianca per la terra di Caturia, no? Che si vuole ubicata oltre le colonne di basalto dell'Occidente. Cioè si nota appunto tutta l'atmosfera tipicamente fantasy, no? Cioè, dà proprio l'idea di un viaggio favoloso, favolistico. Anche per far capire a quelli che credono che il fantasy l'abbia inventato Tolkien, non è vero, il cosiddetto fantasy possiamo dire che esistesse da sempre, nel senso che è semplicemente la favola, il mito epico, no? Semplicemente che si è trasformato poco per volta e diciamo prima di Tolkien aveva una forma diversa, ma racconti fantastici ce n'erano da sempre. Ecco, e Tolkien ha semplicemente dato alla letteratura fantastica una certa forma, no? Che in futuro probabilmente capiterà un altro scrittore della grandezza di Tolkien che gli darà un'altra forma ancora e avrà un'ulteriore evoluzione, no? Ma il racconto fantastico è sempre esistito, no? Sono magari gli altri generi come il giallo, per esempio, che è tipicamente moderno, che un tempo non esisteva. Allora, spinto dall'esigenza di scoprire qualcosa di nuovo, salpa per Caturia, per questa terra ignota, però il viaggio finisce tragicamente perché la nave affonda prima di raggiungere Caturia e lui però si salva e il giorno dopo si ritrova di nuovo nel faro da cui era partito, della nave bianca non resta più assolutamente niente. Come dire, beh, è un racconto che poi si lega appunto oltre il muro del sonno, per esempio, cioè è sempre questa idea che il sogno sia un'altra realtà e qui sono costretto a chiudere, arrivederci.